Perché pistole cariche? Le pistole cariche sono legate al potere talvolta devastante delle parole, delle immagini, del linguaggio, alla mira necessaria, all'esplosione dello sparo che può essere l'impulso all'acquisto di un determinato prodotto, al genere femminile come bersaglio e come pallottola, alle pressioni esercitate dal marketing per modellarci sulla scorta di ciò che siamo in relazione al genere di appartenenza. Questo libro ha una genesi un po' particolare. Quando mi stavo laureando appunto in scienze della comunicazione, il professor Dal Lago, Alessandro Dal Lago, essendo a conoscenza del mio interesse per le politiche di genere, mi ha dato da tradurre un libro che all'epoca non era ancora stato tradotto in Italia, del sociologo canadese Erving Goffman, dal titolo Gender Advertisement, nel quale il sociologo negli anni 70, precisamente nel 1979, analizzava attraverso l'analisi appunto di centinaia di immagini tratte dalle pubblicità, analizzava appunto come le donne, soprattutto le donne, e gli uomini venissero presentati in pubblicità. Attraverso appunto l'analisi di questo libro, e che un libro che svela anche i trucchi dei quali non siamo assolutamente consapevoli, che usano i pubblicitari per veicolare, per sedimentare ancora di più nell'immaginario collettivo determinati stereotipi maschili, ma ripeto, soprattutto femminili, appunto, attraverso l'uso di queste immagini, ho voluto fare un parallelismo tra quello che veniva rappresentato, gli stereotipi che venivano rappresentati negli anni 70 e quelli attuali, cercando di capire se c'è stata un'evoluzione in un modo o nell'altro. Perché vedete, nel suo libro, Gender Advertisement, appunto, Erving Goffman descrive come la femminilità e la mascolinità vengono ritratte attraverso i media occidentali. Passando al vaglio più di 500 foto pubblicitarie e analizzando le diverse pose, la posizione del corpo, l'abbigliamento e così via, egli nota dei forti contrasti tra come gli uomini e le donne vengono rappresentate e ritratte. Le donne vengono rappresentate come esili, vulnerabili, fragili, inermi, sognanti, bambinesche e remissive attraverso svariate modalità. Sebbene l'interesse primario di Goffman sia quello di analizzare la rappresentazione della femminilità nel mondo della pubblicità, al tempo stesso gli offre anche una visione di come la mascolinità venga ritratta, dal momento che entrambe vengono raffigurate e definite in una relazione discriminante l'una dell'una verso l'altra. Contrariamente a come vengono raffigurate le donne, generalmente gli uomini appaiono come sicuri di sé, a proprio agio, attivi e consapevoli del loro ruolo, persino intimidatori, pronti comunque a qualsiasi evenienza si presenti al loro cospetto. Goffman sostiene che queste pose non abbiano nulla a che fare con la biologia o con i tratti naturali, quanto piuttosto con il modo in cui la nostra cultura si autodefinisce maschile e femminile. Perché vedete, allo stesso modo, gli uomini e le donne traggono spunto sul comportamento di genere dall'immagine di quel comportamento che la pubblicità rimanda loro, e riescono così a diventare le persone in quegli annunci. Riflettendo su come gli spot pubblicitari sono fatti e da cosa sono fatti, Goffman conclude che nel vedere cosa i fotografi possono fare di materiali creati ad hoc, si può cominciare a vedere quello che noi stessi potremmo venire ad essere impegnati a fare. Le foto che Goffman porta a corredo, che vengono commentate da didascalie, dimostrano chiaramente che mentre gli annunci sembrano fotografare esseri umani, maschi e femmine, quello che in effetti stanno fotografando è una rappresentazione della mascolinità e della femminilità che è inserita o abbinata in modo da farla funzionare socialmente. Tale percezione non è, e questo lo afferma anche lo stesso sociologo, originale dell'autore. Le femministe hanno prestato particolare attenzione all'impiego spaventoso delle donne nella pubblicità, sia come oggetti sessuali che come massaie senza cervello, che vanno in estasi davanti a un pavimento lucido o in depressione per una camicetta non candeggiata.
Inoltre hanno messo in evidenza come gli scopi sociali e politici rinforzino il concetto dell'uomo come dominante e della donna come subordinata. Goffman approfondisce l'analisi sulle immagini usate nelle spot pubblicitari. Invece di guardare detergenti afferrate strettamente ai corpi nudi, l'autore si concentra su mani, occhi, ginocchia, l'espressione del viso, la posizione della testa, le taglie relative, la postura e la posizione, la distanza testa a occhi, il mordicchiarsi e succhiarsi le dita. Attraverso queste immagini ci fa notare molti fenomeni e trucchi usati dai pubblicitari, dei quali, ripeto, non siamo assolutamente consci e consapevoli. Attenzione, tutto questo si inserisce in un altro dato, in un altro fenomeno di allarmante crescita. Secondo i dati pubblicati dalla Società Italiana per lo Studio dei Disturbi Alimentari, a 8 anni ci si ammala di anoressia e bulimia nervosa o binge eating, disturbi che rappresentano la prima causa di morte tra le ragazze tra i 12 e i 25 anni. Al centro infatti del disordine alimentare, che si manifesta come malattia complessa, risultante dall'interazione di molteplici fattori biologici, genetici, ambientali, sociali, psicologici e psichiatrici, c'è comunque da parte del paziente un'ossessiva sopravvalutazione dell'importanza della propria forma fisica, del proprio peso e corpo, e una necessità di stabilire un controllo su di esso. Tra le ragioni che portano allo sviluppo di comportamenti anoressici e bulimici si evidenziano, oltre ad una componente di familiarità, l'influenza negativa da parte di altri componenti familiari e sociali, la sensazione di essere sottoposti a un eccesso di pressione e di aspettativa o al contrario di essere fortemente trascurati dai propri genitori, il sentirsi oggetto di derisione per la propria forma fisica o di non poter raggiungere i risultati desiderati per problemi di peso e apparenza. Per alcune persone si tratta di una tendenza autodistruttiva che le porta ad alterare il proprio comportamento alimentare o ad abusare di alcol e droghe. Negli adolescenti che si sentono brutti è il corpo ad essere messo sul banco d'accusa. Non piace, quindi lo si punisce o si cerca di renderlo adeguato. Si spiega così il tentativo da parte di molti adolescenti di cancellare il proprio aspetto fisico, attaccandolo, affamandolo o sformandolo. Oggi quelli dell'età di mezzo hanno tra gli 8 e i 12 anni. Non sono più bambini, ma non sono ancora adolescenti. Hanno precisi gusti in fatto di moda, di musica, e il mercato si rivolge direttamente a loro con un giro d'affari che negli Stati Uniti è stato stimato intorno agli 11 miliardi di dollari. Vivono immersi nella tecnologia e nei social network. Avendo tutti a disposizione uno smartphone, sono soli davanti ai media e alle interazioni virtuali, soli davanti ad ogni stimolo, anche in fatto di canoni estetici. Mentre prima la TV veniva vista con i genitori oppure contingentata, oggi sono sottoposti ad un immaginario femminile e maschile del tutto sganciato da ogni riflessione con gli adulti. E guardate, questo è ancora più importante se pensiamo appunto a quanto accanto alle varie forme di violenza di cui sono fatte vittime le donne, violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica, esiste la violenza invisibile, appunto, quella perpetrata attraverso il linguaggio, gli stereotipi, i pregiudizi, le immagini. Non solo continuano a mancare termini femminili per professioni o cariche in origine riservate solo agli uomini, o si continua ad usare il maschile come sostantivo generico indiscriminato, ma nei media continuano ad essere usate la figura maschile universale, utilizzata genericamente per l'individuazione del gruppo umano, e la figura femminile sempre in bilico tra i due poli del mondo dello spettacolo oppure della cronaca. Durante il processo di socializzazione, in cui intervengono la famiglia, il sistema scolastico, i media, la religione, le amicizie e l'ambiente nelle relazioni sociali, occorre implementare un linguaggio non sessista nelle relazioni culturali, artistiche, sociali, garantendo la trasmissione di immagini egualitarie e non stereotipate di donne e uomini nella società.
Una comunicazione di genere non trasmette, non perpetua, non rafforza gli stereotipi, ma promuove una rappresentazione degli uomini e donne in linea con il principio di pari opportunità. Perché guardate, i problemi della donna non riguardano solo le donne, ma riguardano tutta la società.